Allora, ore 2 in punto, parte la diretta, datemi solo un feedback per l'audio e iniziamo. Oggi vorrei parlare di posizionamento sui motori di ricerca, quindi della SEO, Search Engine Optimization, quindi per chi ha un sito, un e-commerce e vuole posizionarlo meglio, ma non voglio essere tecnico, voglio parlare in generale di cosa comporta fare ottimizzazione per i motori di ricerca. Se entriamo nel tecnico, chiaramente la gente dopo 3 minuti molla e diventa un video dedicato agli addetti ai lavori. Invece vorrei che fosse un video dedicato a tutti coloro che hanno un progetto online, vogliono posizionarlo e quindi sanno anche cosa chiedere a chi si occuperà di questo, se devono delegare. Per chi è un po' più smanettone, magari inizia già a fare qualcosa da solo, anche se io di solito lo sconsiglio. Allora, ciao a tutti, signori, benvenuti. È lunedì, sono le 2 in punto e iniziamo la diretta sulla SEO. Oggi, quindi, come dicevo, faccio una carrellata e inizio un po' da come ragionano i motori di ricerca, ma soprattutto come stanno evolvendo. E tra l'altro ci sono un paio di motori di ricerca nuovi sui quali bisogna porre maggiore attenzione perché sono in crescita. Ve ne dico già uno subito: DuckDuckGo. La paperella che va, praticamente è un motore di ricerca molto attento alla privacy ed è in crescita, nonostante le sue percentuali ovviamente siano molto molto piccole, è una cosa in crescita e quindi io un po' di attenzione gliela metterei. Io sto iniziando a utilizzarlo e devo dire che i risultati che mi propone non mi dispiacciono affatto. Questo è un po' per introdurre intanto anche un argomento un po' nuovo che è vedere prodotti nuovi, affacciarsi a nuovi orizzonti. Dunque, io vedo che siamo collegati. Se mi date solo un feedback, così almeno proseguo, perché per ora nessuno mi ha ancora scritto niente. Ciao Enrico, ciao Momo, ciao Radabilischi, ciao Edi, ciao Francesco, e avanti di questo passo. Allora, immagino di sì perché mi salutate, quindi immagino si senta. Allora, dicevo che i motori di ricerca, è inutile farvi la cronistoria da quando ho iniziato io a usare internet, perché dai peletti bianchi sui lati si vede che l'ho iniziato a usare tanto tanto tempo fa, e non vi sto a raccontare cosa è successo all'inizio, perché è curioso. Se volete un giorno vi racconto la storia di internet, che per qualcuno può essere anche curioso, diciamo, no? Però è successo che, come tutte le tecnologie, si sono evoluti tantissimo motori di ricerca, sia dal punto di vista dell'affinamento, perché si sono affinati, gli algoritmi sono molto più intelligenti e riescono a cogliere anche piccole sfumature, sia anche dal punto di vista di come presentano i risultati, che sono due cose completamente diverse. Quindi inizio a fare una chiacchierata su questo, così inquadriamo com'è la situazione attuale, facciamo una fotografia di quello che stanno facendo i motori di ricerca oggi e poi cerchiamo di capire come sfruttare queste potenzialità e quali meccanismi mettere in piedi per lavorare. Vi chiedo scusa se controllo solo la connessione da questa parte perché non so quanto va forte, ditemi se si vede bene. Ok. Detto questo, dicevo che se avete notato, tantissime volte e sempre di più, soprattutto negli ultimi 2 anni, quando cercate qualcosa di molto tecnico, molto breve, molto specifico sui motori di ricerca, spesso vi danno la risposta senza che dobbiate entrare in un sito internet specifico. Per esempio, se voi cercate il risultato di una partita di calcio, ve lo dà già. Se voi cercate il meteo, vi propone già una strisciata con il meteo di quella località. Se voi cercate una notizia, spesso, o anche una definizione, spesso vi dà già la definizione, vi dà già la traduzione, vi dà già l'ora locale in un certo posto, vi dà già la valuta. Quindi sono tutte informazioni che in effetti non avrebbe senso andare a reperire in un sito internet. Perché se io chiedo semplicemente la temperatura di Milano adesso, che senso ha sinceramente che io apra un sito di meteo e che ci metta altri 20 secondi e 2-3 click? Semplicemente la temperatura è un dato così tecnico, così specifico, che un motore di ricerca è in grado di estrarre dai siti che reputa ufficiali. E quindi cosa succede? Ve lo restituisce per rispondere agli utenti nella maniera migliore. Questo è un po' quello che stanno facendo i motori di ricerca. Ora, chiaramente l'obiezione che sollevano molti è: ma se i motori di ricerca iniziano già a rispondere immediatamente, perché io dovrei posizionare il mio sito che tanto poi non lo apre nessuno? Purtroppo non è così. Per tutto quello che
può rispondere immediatamente, è chiaro che la gente non entra in un sito, ma per tutte le ricerche lunghe e per tutte le cose molto specifiche dove la descrizione o la spiegazione è più lunga di 2 o 3 righe, chiaramente il motore di ricerca non è che spiaccica in faccia a tutti la sua, quello che lui reputa essere la soluzione, lo mette come primo risultato e poi via via tutti gli altri, e lì sicuramente entrerete nel sito per cercare le informazioni. Ecco perché sottolineo sempre che il blog è importante, perché tutte quelle risposte aggiuntive che il motore di ricerca dà sotto quelle istantanee che dà lui, tutti i siti, diciamo, tutti i siti che classifica, che indicizza e che vuole proporre, spesso e soprattutto negli ultimi 2 anni hanno come pagina di risultato il blog. Le pagine istituzionali delle aziende, se notate, le trovate sempre molto meno, e a tutte le domande che fate, sempre più tecniche, più specifiche, più lunghe, trovate risposta sempre più spesso all'interno di blog o all'interno di articoli molto lunghi, molto articolati, consistenti, con tanti titoli, sottotitoli, foto, paragrafi, l'indice, il sommario, magari cose di questo genere. Questo perché capisce il motore di ricerca, nel tempo affinato il suo algoritmo, e capisce che la risposta non può essere data in breve, e quindi consiglia un articolo che sia molto approfondito o comunque una serie di articoli che siano molto approfonditi. L'altro giorno, forse nella diretta di venerdì, ne ho parlato in un video l'altro giorno, uno di quei video quotidiani che pubblico su Instagram, dicevo che ad esempio la classica salumeria Napoli che si vuole posizionare sui motori di ricerca di sicuro non si posizionerà per la parola Napoli e non si posizionerà per la parola salumeria, che sono troppo generiche, ma neanche facilmente si posizionerà per salumeria Napoli. Ok? Questo è una cosa banale, ma per far capire, scremiamo subito che per tutte le parole generiche non c'è più spazio, cioè ci sono i grandi portali, sono super posizionati e pagano un sacco di cose. Si posizionerà invece, se io cerco salumeria artigianale a Napoli in centro, allora a quel punto il grande portale probabilmente che parla di salumi in genere non ha le parole Napoli e centro nella stessa frase, nello stesso articolo. Ecco che allora il motore di ricerca propone quell'articolo di quel blog di quell'azienda perché è molto specifico e risponde esattamente a tutte le richieste che ha fatto l'utente. Quindi salumeria, artigianale, in centro, a Napoli. E a quel punto, come vedete, sono 4 richieste in una singola frase. C'è il prodotto, c'è la salumeria, c'è artigianale, cioè come viene prodotto, c'è Napoli, che è la località geografica, e poi c'è il centro, che è una caratteristica che ti dice io non voglio in tutta Napoli, perché la città è enorme, ma voglio solo in centro. Quindi tutte le salumerie che non sono in centro non dovrebbero apparire, e difatti di solito i motori di ricerca sono così attenti e così affinati che alla fine riescono a darti più o meno i risultati corretti. Allora, Elena dice, il tagliablog dice che i contenuti che si posizionano bene vanno da 2.000 e 3.000 parole. Allora, 2.000 e 3.000 parole sono tantissime, quindi non bisogna neanche per forza pensare di dover scrivere sempre e comunque 2.000 e 3.000 parole per ogni articolo, perché è quasi impossibile per alcuni argomenti andare così lunghi. Ci sono alcuni argomenti che a tutti gli effetti vengono sviscerati, sviluppati in 500 parole. Quindi se siamo bravi, riusciamo ad arrivare a 600, riusciamo a essere 700 con saluti, introduzione, riusciamo a essere 800 parole perché siamo bravi a essere un po' prolissi, a colorare le frasi, ma poi alla fine a tutti gli effetti la risposta dobbiamo darla all'utente, che non si deve perdere tanto. Tra l'altro io apro una piccola parentesi su questo aspetto qua, perché quasi tutti tra di voi conosceranno il sito di Aranzulla. Aranzulla, che dà suggerimenti tecnici per installare questo, per correggere quello, per salvare una foto, per qualunque cosa voi cerchiate sull'informatica, di solito Aranzulla è uno dei primi risultati. La forza di Aranzulla qual era? È che scriveva articoloni davvero da 1.500, 2.000, 3.000 parole, lunghissimi, dove sviscerava tutto l'argomento, e spesso in quegli articoli la soluzione c'è, è inutile negarlo. Però cosa succede? Per far sì che la gente stia tanto tempo sul sito, perché vende pubblicità a tutti gli effetti, riempiva gli articoli, soprattutto all'inizio, di roba fuffa. Cosa vuol dire? Che io leggo e non trovo la soluzione, leggo e non trovo la soluzione, leggo e non trovo la soluzione, ma sono già passati 2 minuti.
A un certo punto inizia a darti l'imbeccata, tipo guarda che adesso se vai avanti nella lettura ti spiegherò la soluzione, è avanti di questo passo. Cosa succede? Alla fine state 5, 6, 7 minuti per trovare una soluzione che spesso poteva essere data in 3 minuti, anzi in 2, anche in 1, magari in 20 secondi. Però la forza di Aranzulla è questa, è stato bravissimo negli anni e si è posizionato per milioni di parole chiave e vende pubblicità, quindi il suo modello di business non fa una piega. Cosa sta succedendo però? I motori di ricerca hanno capito che il sito di Aranzulla è spesso un tutorial, è un come fare a, ok? Vi faccio un esempio. Se io cerco come scaricare musica gratis, il sito di Aranzulla è perfetto perché ti spiega come si fa, ok? E poi ti dà anche qualche indirizzo dove scaricare musica, ma sul suo sito a tutti gli effetti non si scarica la musica, ok? Ti spiega solo come si fa. Invece, se voi cercate scaricare musica gratis oppure scarica musica gratis, è molto probabile, senza la parola come, quindi senza chiedere un tutorial, senza chiedere spiegazioni di come si faccia, il motore di ricerca capisce che tu vuoi scaricare direttamente la musica e allora ti propone dei siti diversi. Potete fare la prova, troverete che nella seconda ricerca scarica musica gratis o scarica suonerie gratis, faccio l'esempio, troverete dei siti davanti ad Aranzulla. Questo perché? Perché un termine, semplicemente la parola come scaricare musica gratis, invece che scarica musica gratis, cambia completamente l'obiettivo che uno ha. Quindi io sto cercando di imparare a scaricare musica gratis, invece nel secondo caso so già come si fa e voglio scaricarla. Voglio che tu mi dia soluzioni, voglio che tu mi dia siti dove scaricare, suonerie, musica, quello che è. Ok? Questa piccola differenza, questa piccola finezza è sempre più evidente. È sempre più evidente su tutti i termini, su tutti gli avverbi, su tutti i verbi, ed è sempre più evidente anche sulle stop words. Le stop words sono quelle parole che sconsigliano di usare negli indirizzi dei siti, in tante situazioni, non sto a entrare nel tecnico, ma di solito sono le preposizioni, no? Quindi di, ad, a, in, con, su, per, tra, fra, eccetera. E anche quelle articolate, cioè. Però sconsigliano di utilizzarle per rendere un po' l'indirizzo un po' più breve, semplicemente. Però alcune sono importanti e fanno capire al motore se vuoi andare da Milano a Torino oppure, ok, cioè a seconda della preposizione articolata che utilizzate cambia completamente il senso della frase. Anche a questo stanno iniziando a fare sempre di più attenzione e devo dire che i risultati iniziano a cambiare anche per le preposizioni articolate. Questo significa che stanno facendo molta attenzione alla lingua, a come viene scritta, stanno interpretando sempre meglio i testi e anche il Google traduttore difatti lo insegna, perché ai tempi, se voi provavate 15 anni fa quando è nato il traduttore di Google, venivano fuori delle porcherie incredibili, cioè era inutilizzabile la traduzione di Google, perché venivano messe parole una dopo l'altra praticamente e venivano costruite delle frasi più o meno tradotte come potremmo noi immaginarcela. Invece dal punto di vista proprio come si scrivono veramente, ha fatto un grande percorso di apprendimento e nell'ultimo tempo devo dire che inizia a tradurre molto bene anche dei modi di dire, dei termini che magari non sono proprio precisi, e riesce a intuire l'argomento e riesce a dare una traduzione molto buona. Questo per farvi vedere come stanno apprendendo non solo i motori di ricerca puri, quindi quelli che ti rimbalzano in faccia le risposte, ma anche tutti i servizi all'interno, no? Stessa cosa poi YouTube, che è comunque un prodotto di Google, nel tempo sempre di più riesce a capire di che cosa parla un video, non solo in base alla descrizione, al titolo, ai tag che mettete, ma sta interpretando anche il testo, quindi sempre di più leggerà e ascolterà quello che dite, ok? E vedrà anche l'ambientazione, eccetera, eccetera. Questa cosa, tanto per aprire una piccola parentesi sui social visivi come Instagram e tutti gli altri, è particolarmente evidente in tutti quei sistemi di riconoscimento visivo. Ad esempio, Instagram è in grado di capire se gli hashtag che mettete sono attinenti alla foto. Cioè, se voi mettete gli hashtag cane, ma nella foto non c'è un cane ma c'è un albero, lui se ne rende conto e darà meno visibilità a quel contenuto. Perché state giocando sugli hashtag, ma non state veramente informando nel suo algoritmo, nell'utente, del contenuto vero. Quindi tutte queste piccole finezze stanno venendo sempre più fuori
Molto meglio lingue di Google Traduttore. Sì, poi ci sono servizi specializzati nella traduzione, ovviamente. Io stavo parlando di Google per fare un esempio di come queste tecnologie si stanno veramente affinando. Poi se avete, è chiaro che ci sono servizi specifici per ogni esigenza che avete. Per la traduzione io comunque affiderei il grosso della traduzione a un sistema automatico e poi il controllo ad un traduttore umano, diciamo, perché riesce a dare quell'umanità al testo, no? E l'umanità al testo i motori di ricerca fanno ancora un po' fatica a darla, anche l'ironia, no? Il sarcasmo, spesso il sarcasmo ovviamente non lo comprendono e invece l'umano riesce magari a mettere in un articolo o in una frase di chiusura o di apertura un po' di ironia, un po' di sarcasmo che acchiappa il lettore. Quindi per tutti i lavori di copy dove si deve vendere è chiaro che i servizi di traduzione online hanno un limite, no? Oggettivo, e prima di arrivare al livello umano ci andrà ancora del tempo, però devo dire che negli ultimi anni si sono avvicinati molto e le traduzioni di Google iniziano a essere decenti. Riguardo al riconoscimento dei contenuti, anche Pinterest ha fatto passi da gigante. Esattamente, cioè tutti i programmi che trattano le immagini stanno facendo veramente passi da giganti, e il fatto di caricare le foto non basta più, bisogna anche descriverle bene, bisogna dare il nome del file, cioè bisogna avere tutto un sacco di accortezze, ma comunque loro interpretano il contenuto della foto e quindi stanno andando un po' incontro o contro i furbetti che provano a trassare, diciamo, e invece vanno incontro a tutti quelli che fanno le cose fatte bene, e questa cosa chiaramente aiuta tutti quanti, perché poi il contenuto che viene divulgato, che viene restituito come risultato della ricerca, è molto più attinente a quello che abbiamo cercato. Torno alla SEO iniziale semplicemente perché ci sono delle fasi, secondo me, che bisogna assolutamente mettere come dei paletti, no? in ogni progetto che volete rendere visibile online. Allora, ci sono, secondo me, innanzitutto vorrei dividere in due grosse questioni. La questione gratuita, che non è mai gratuita, ma la chiamiamo così, e la questione a pagamento. Cioè, noi possiamo ricevere visibilità sui motori di ricerca organicamente perché abbiamo scritto dei bei contenuti, e l'altra questione invece è spendere dei soldi per essere visibili. Fate attenzione che sono due concetti completamente diversi. Uno dirà sì, in uno paga e in uno no, è vero. Ma qual è il discorso? Che quello organico, cioè quello naturale, quello per cui sono bravo e la gente mi trova naturalmente, è interpretata la risposta dal motore di ricerca. Il motore di ricerca legge il vostro articolo, legge la domanda dell'utente, cerca di fare un match e interpreta che quello sia l'articolo adatto per lui. Ok? Quindi c'è il motore di ricerca che decide per voi. Nella pubblicità a pagamento, se voi scegliete di apparire per psicologo a Milano, chi cerca psicologo a Milano appare il vostro banner pubblicitario, ok? Quindi completamente diverso, lì non c'è quasi interpretazione, no? Allora, ci sono i pro e i contro in tutte e due le questioni, non voglio decidere quale sia meglio o quale sia peggio, io voglio consigliarvi per ogni progetto di fare la cosa giusta. Per esempio, per ogni progetto bisogna comunque avere una base organica. Per ogni progetto io devo scrivere dei begli articoli e devo far sì che Google li interpreti e risponda, perché sennò risponderebbe solo a quelle richieste specifiche e vi perdereste tutta una serie di grosse, una grande quantità di visite. Questo è un problema, secondo me. L'altro aspetto invece è che io, facendo pubblicità, appaio davanti ai concorrenti per quelle parole chiave che sono magari per me il mio core business e la parte principale della mia attività. Quindi secondo me le due cose vanno messe insieme. È difficile prescindere ed escludere completamente l'organico o escludere completamente il pagamento. Poi ci sono delle campagne a pagamento pure dove io voglio apparire per psicologo a Milano perché voglio che clicchino, vadano su una landing page dove vendo la consulenza. Finito. Allora a quel punto, quella pagina della consulenza, gli butto traffico a pagamento e ogni tot visite io converto tot clienti, mi faccio i miei conti, se sono in attivo continuo a investire in pubblicità. E certi progetti finiscono così, vanno benissimo. Ci sono tante aziende che vivono di pubblicità a pagamento e basta. Se voi guardate tutti i vari marketer che trovate lì in vita adesso, in vita perché spero che qualcuno non duri ancora tanto perché sono abbastanza fastidiosi, ma vi riempiono di pubblicità tutti i giorni con, a parte la solita storiella che si diventa ricchi da zero, che si impara a fare tutto da zero, ma a parte quello,
Cioè loro appaiono per tutte le ricerche possibili immaginabili, spendono un sacco di soldi, poi si fanno i conti a fine mese, hanno investito 30.000 euro di ads, che non è una cifra inventata, è normalissimo che mettano 1.000 euro al giorno di pubblicità, e poi ne vendono magari a fine mese, hanno incassato 60.000 euro di corsi, quindi la metà se n'è andata in pubblicità. È una strategia pura, ok? Perché? Perché per loro apparire organicamente per i corsi che vendono sarebbe molto difficile, ok? Quindi se io cerco un corso di sulla SEO, per esempio, no? La diretta che stiamo facendo oggi, io cerco un corso che tratta questi argomenti, ce n'è tantissimi. Apparire tra migliaia e migliaia di corsi nati dal 2000 ad oggi, saranno 20 anni in cui gente produce corsi, siti pieni di questi corsi, aziende, holding, fuffa, guru e menate che mettete in mezzo, è chiaro che i risultati dei motori di ricerca sono così pieni che apparire è veramente difficile. Tanto vale che mi faccio il mio banner a pagamento e quindi a quel punto appaio davanti agli altri. E vi assicuro che c'è tantissima gente che clicca ancora sui primi. Io gli annunci li salto perché spesso sono annunci di aziende alto spendenti che occupano parole chiave degli altri. Vi faccio l'esempio: prima volevo consigliare un prodotto a una persona, ho cercato esattamente il nome di prodotto e dell'azienda, tanto che il primo risultato organico era quello, era correttamente quello, l'azienda si era ben posizionata per quel prodotto e il suo nome, ovviamente. Però appena prima c'erano tre spazi pubblicitari occupati dai concorrenti. Quindi i concorrenti si erano, non so neanche se si può sinceramente, perché usavano proprio il brand dell'azienda concorrente, e finché nessuno li segnala probabilmente vivono così, e quindi c'erano tre concorrenti che apparivano a pagamento. Quindi io li salto a pie pari anche perché cercavo proprio il prodotto di quell'azienda. Ok? Quindi io spesso salto le pubblicità perché trovo che rubino e rosicchino parole chiave agli altri, però sostanzialmente ci sono tantissime persone che hanno fretta e quindi cliccano sul primo risultato, persone che non sanno neanche che quelli sono annunci a pagamento perché c'è scritto un ad piccolino o in italiano annunci, e quindi alla fine cliccano, non vedono neanche la differenza. Una volta erano molto più evidenti, addirittura erano sul lato, poi erano colorati con lo sfondino giallo, eccetera eccetera. Poi Google ovviamente ha tolto tutte queste differenze, ha lasciato solo una piccola scrittina che secondo me è anche molto molto poco evidente, e a questo punto la gente non riesce neanche più tanto a scindere la differenza tra l'annuncio organico e l'annuncio a pagamento. Questo era un po' per fare una chiacchierata generale sulla SEO, su cosa sta succedendo, su come si comportano i motori, su cosa fa la gente, su come utilizzare, dicevo, organico e a pagamento insieme per creare una sinergia abbastanza forte. Soprattutto in vista di eventi, occasioni particolari, i lanci, l'apertura di un'azienda, è ovvio che il pagamento funziona. Perché? Perché mi metto davanti e mi faccio vedere per tutte quelle chiavi che sono importantissime e ho magari poco tempo, ho una settimana per sponsorizzare una cosa e quindi ho necessità di essere sicuramente posizionato. Invece il posizionamento organico di solito richiede molto più tempo, se non settimane, mesi, se non mesi, anni. Quindi non ho il tempo di rischiare che di non essere posizionato. E allora faccio il posizionamento di keyword a pagamento, e questo è assolutamente lecito. Cosa volevo dirvi, per esempio, che per Capodanno c'è stata una situazione un po' particolare, per cui neve, non neve, cose di questo genere. Un albergo mi aveva chiesto di riempire assolutamente per quell'anno perché aveva fatto grossi investimenti, aveva un sacco di personale e doveva per forza riempire tutte le camere. Cosa abbiamo fatto? Google Ads, abbiamo fatto una campagna per posizionarsi Capodanno ad Aosta, in 3 giorni ha riempito tutto l'albergo, ovviamente, perché tutti quelli che cercavano Capodanno ad Aosta trovavano lui come primo risultato. Ha speso anche qualcosina, sono sincero, perché la parola Capodanno più località è abbastanza gettonata in quel periodo e era abbastanza cara. Però credo proprio nella diretta numero 4, se non sbaglio, spero di non sbagliarmi, che è andata in linea oggi peraltro, dovrebbe essere in linea oggi su YouTube, parlavo degli influencer che vanno in albergo, si fanno pagare il soggiorno degli alberghi, eccetera. Io, per studiare un po' quel fenomeno, avevo chiesto a un albergatore, tra l'altro lui, dopo tanti anni, ma sempre lui, avevo chiesto quanto costasse una camera da gestire, e la camera costava 10-12 euro al giorno, no? La pulizia, il prodotto di cortesia, eccetera. Quindi se un albergatore spende anche
che ne so, altri 10 euro di pubblicità e 12 di costo della camera, sono 22, ma la camera vende a 70-80, è comunque inattivo, capite? Quindi non c'è un problema, anche in questo caso, a comprare spazi pubblicitari, perché se fate due ragionamenti, siete a ROI, siete inattivo, ROAS, ritorno, quindi a quel punto... secondo me vale la pena anche, come dico, sempre matchare le due cose. Questo per quanto riguarda il posizionarsi organicamente e a pagamento. Per tutto quello che riguarda l'organico, per tutto quello che riguarda il posizionamento naturale, se uno sapesse veramente tutti i fattori che comportano a posizionare un sito piuttosto che un altro e tutti i trucchetti dell'algoritmo, sarebbe troppo facile posizionarsi e a quel punto ci sarebbero sempre i primi in testa e non si avrebbe una risposta realistica dai motori di ricerca. Cosa succede quindi? Che l'algoritmo è sempre un po' segreto, rilascia qualche notizia ufficiale o ufficiosa, ma sempre delle linee guida. Ok, non è che entra così nel tecnico, perché? Proprio per quello che dicevo, perché altrimenti ci sarebbero i furbetti che vanno a sfruttare queste tecniche e a posizionarsi immediatamente. Come si fa quindi a posizionarsi? E qua entriamo un po' nel succo della diretta di oggi. Come si fa a posizionarsi bene sui motori di ricerca? Allora, anche qua divido in due grossi gruppi. Ok, prima era naturale e a pagamento. Adesso parliamo solo del naturale, lo dividiamo ancora in due. Secondo me c'è tutta una parte di contenuto e tutta una parte tecnica. Ok? Perché lo divido in due? Perché la parte di contenuto è uno dei punti deboli dell'azienda. Perché la parte tecnica puoi delegarla. La parte tecnica io prendo un consulente, prendo uno sviluppatore, prendo qualcuno che è esperto di posizionamento, alzo la mano, sono presente, prendo un esperto di posizionamento e gli delego quella parte tecnica. Se uno non sa cos'è il file robots, il file htaccess, la sitemap, la Google Search Console, Google My Business e cose di questo genere, o le appena sentite accennare, oppure non ci ha mai messo mano, oppure non sa come si scrivono all'interno le cose, rischia solo di fare danni. Quindi per tutta la parte tecnica io consiglio vivamente di delegare e così mi risolvo metà del problema del posizionamento, dell'indicizzazione, diciamo. Cioè do gli strumenti affinché i motori indicizzino bene il mio sito, cioè entrino e vedano bene i contenuti, tutte le pagine, i menu, i titoli, capiscano l'importanza delle varie sezioni, eccetera. E questo è un concetto, cioè quindi di tutto il settore organico, naturale, senza pagare, dividiamo in parte tecnica, e quindi che posso delegare. E adesso invece andiamo alla parte di contenuto, perché dicevo è il lato debole delle aziende. Perché è il lato debole delle aziende? Perché le aziende partono in quarta quando sviluppano il sito internet e sono molto contente di avere il sito nuovo, ma in realtà poi non producono contenuto. E quanti blog abbandonati conoscete voi nel mondo? Pieno, pienissimo. Addirittura adesso non li vedete più, cioè quelli mediamente abbandonati spariscono dai motori di ricerca perché gli stessi motori di ricerca, che ogni tanto fanno una scansione, vedono che l'ultimo articolo risale al 2018 e su quel blog non tornano più. Ma è normale, ed è anche giusto se ci pensate, perché se un blog non è aggiornato dal 2018, in questi due anni dove l'informatica ha avuto un'evoluzione enorme, capite bene che tra l'affinamento dell'algoritmo dei motori, tra la mole di dati che si sono buttati online, tra tutte queste questioni, è normale che un sito aggiornato al 2018 sia un po' vecchiotto, ok? Quindi cosa vuol dire? Che il problema delle aziende è produrre contenuto in maniera costante, tutto l'anno. Tutti i giorni è quasi impossibile, siamo d'accordo? Tutte le settimane riuscite? Non lo so, almeno due settimane sarebbe l'ideale. Almeno di 15 giorni vuol dire semplicemente 24 articoli in un anno, che non è tanto, ok? Vi faccio l'esempio, prima portavo l'esempio della Salumeria Napoli che si vuole posizionare per Salumeria Napoli, difficilissimo. Se invece io ragiono a come si produce il salame, le differenze tra salame d'asino e salame di maiale, quanto dura, come si conserva il salame, differenza tra salame industriale e salame artigianale, e vado a posizionarmi per tutte quelle ricerche specifiche, qua ne ho dette alcune, ma ce ne saranno sicuramente 24 di argomenti sul salame, immaginate quanti ce ne possano essere, no? Il salame piccante, non piccante, cioè ci sono 2000 cose da dire.
le varie origini del salame, le varie località, ci sono salami con i vari nomi. Quindi, volendo, come vedete, ci sono 2000 argomenti da mettere in ballo. Il problema è che poi l'argomento deve svilupparlo l'azienda, perché il consulente non sa parlare di salame. Io di salame non ci capisco una mazza, ok? Anche se mia nonna mi diceva sempre: sei un salame, però, ecco, io di salame non sono così tecnico da poter scrivere il contenuto per l'azienda. Quindi l'azienda che mi dà il contenuto, io lo sistemo perché in motore di ricerca faccio una bella revisione tecnica, appunto, e anche magari dal punto di vista della forma, perché spesso l'azienda scrive giù tutto un muro di testo, tutto di fila, e poi invece online deve essere presentato con titoli, sottotitoli, parole in grassetto, i link devono essere collegati alle varie parti del sito, quindi c'è tutto un discorso abbastanza complesso da fare dietro, che è appunto la revisione tecnica che fa il consulente, ma il contenuto vero e proprio lo deve scrivere l'azienda, ok? La differenza tra salame piccante e salame no, non è solo peperoncino, non credo, non ci credo. Se fosse solo quello avremmo già risolto e sarebbe la risposta istantanea di Google che dice: differenza tra salame e salame piccante, ti risponde il peperoncino. Finito. Ovviamente non è così. E ovviamente c'è da parlare di... Pardon. Ovviamente c'è da parlare un sacco di ore, di anni sul salame, no? Ma immaginate solo sul vino. Quante cose ci sono da dire sul vino, quante cose ci sono da dire sulla tecnologia, quante cose ci sono da dire sulla frutta, sull'estetica. Cioè, ogni argomento e ogni settore ha milioni e milioni di articoli da scrivere. Il problema è che non lo scrivono, non lo fanno. Eric ride per il salame, forse, esatto. Però non lo fanno e non scrivono contenuti perché non vengono stimolati correttamente. Allora, il mio compito, e oggi non ho neanche pranzato perché sto finendo di scrivere proprio un progetto su questo, è preparare tutta una serie di capisaldi e sì, guarda, la diretta è registrata e tra qualche giorno esce su YouTube in versione ufficiale orizzontale fatta bene. Però comunque su Instagram la trovi 24 ore e su Facebook la trovi per sempre perché la lascio sul mio profilo. Però comunque poi la trovi registrata su YouTube di qualità. Grazie perché mi hai chiesto, visto che mi chiedono se la diretta è registrata e non l'avevo detto. Quindi dicevo, le aziende hanno veramente tantissime possibilità di scrivere contenuti, ok? Allora io mi sto occupando di fare un piano che per step permetta all'azienda di non perdersi. Cioè, per esempio, adesso non faccio nomi perché il progetto è appena partito ed è ancora segreto, però sto creando proprio tutta una serie di argomenti, di step e anche di strategie, non solo di argomenti da scrivere, ma anche di come presentarli e come farli raggiungere dal pubblico. Questo potrebbe essere argomento di un'altra diretta sulla strategia perché è veramente lunghissima, però in ogni caso in modo che l'azienda non si perda e tra una settimana non possa dire non so cosa scrivere, perché il problema è che le aziende spesso rispondono così: ma non so cosa scrivere. E poi la seconda alibi è non avevo tempo. Ora io qua apro l'ultima parentesi di oggi e poi sto dentro i 40 minuti, giuro, stavolta. Ho messo il timer sulla fotocamera, si spegne. Allora, no, dicevo, se ti risponde un'azienda, io adesso parlo per consulente che si tratta con un'azienda, ma voi all'interno dell'azienda, magari come dipendenti, non vi danno il tempo per scrivere contenuti, oppure l'imprenditore non ha previsto di scrivere dei contenuti, quindi non ha dato come mansione ai dipendenti di produrre contenuti. Invece dovrebbe essere una mansione al giorno d'oggi, cioè proprio un caposaldo. Tanto quanto fare una fattura per la contabile, scrivere contenuti per i social è un'altra mansione fondamentale oggi. Cioè non c'è santo, non si scappa, ormai siamo tutti qua sopra. Questa è una mansione che le aziende devono avere. Per tutti i casi in cui l'azienda non l'aveva previsto, si paga. Si paga. Ci sono gli articolisti. Qua prima si era collegata Elena che fa quello di mestiere. Ci sono gli articolisti che scrivono gli articoli per l'azienda. Voi avete tempo impiegato zero, cioè voi comunicate le parole chiave su cui devono lavorare il tema, gli articolisti producono magari 10 articoli su quel tema, poi voi li dovete solo ricontrollare oppure dare in revisione al consulente. E quindi in teoria l'azienda fa solo da tramite, controlla che sia tutto in regola con i suoi capisaldi, con la sua mission, con la sua vision, con i suoi prodotti, insomma, che chiaramente che rispecchi quello che deve presentare, ovviamente, e che rispetti il brand e il suo posizionamento nel mercato.
Però una volta che io ho dato una lettura veloce, che ho capito che il mood è quello, no? Che lo stile, il ritmo è mio, il prodotto è il mio, eccetera, io do in revisione tecnica al consulente, arrivederci, grazie, e quindi pago un'azienda esterna, un articolista, per produrre contenuti. Ma produrre contenuti non può più essere un alibi per non essere posizionati sui motori di ricerca. Non esiste che un blog abbia pochi contenuti. Non esiste. E sulla questione, e per aiutare a produrre tanti contenuti, e ritornare al discorso che faceva Elena prima delle 2-3.000 parole, quindi dire quanto devono essere lunghi questi contenuti, siccome non c'è una risposta adatta e non c'è per forza l'articolo da 3.000 che si posiziona meglio di quello da 500, spesso si vedono articoli terribili o cortissimi posizionati meglio di articoli super verticali, super profondi. Quindi i motori di ricerca ogni tanto sbagliano ancora, ma in generale, se io devo fare qualità ma non ho la potenza, la forza e i soldi oppure il budget e il personale per fare quantità, divido l'articolo in sottosezioni e esco con un articolo da 300 parole, poi esco con un altro da 300 parole, poi esco con un altro da 300 parole. Alla fine io le 2000 parole comunque le ho messe sul mio blog e questo è quello che conta inizialmente. Se invece io, con la scusa che quello da 2000 non riesco a farlo, non esco neanche con quello da 2000, allora a quel punto il mio blog sarà sempre vuoto. E stiamo parlando solo di blog. Ma poi ci sono i guest post. I guest post sono dei post, degli articoli, degli articoli, degli approfondimenti che si comprano da altri siti oppure si scrivono per altri siti. Finito. Voi potete ospitare sul vostro un articolo scritto da un altro, vi fate pubblicità a vicenda, potete pagarlo, potete fare scambio merce, scambio link, fate come volete, ma in generale ci sono queste strategie, ci sono i social per mandare traffico, insomma di strategie ce n'è 2000. L'importante è che uno abbia ben in chiaro il concetto che il blog, il posizionamento, l'indicizzazione da parte dei motori di ricerca non è che avviene in 448 e basta scrivere un articoletto ogni tanto perché me l'ha detto il consulente. No, deve diventare una mansione e deve diventare un caposaldo dell'azienda. Il dipendente di un'azienda di un centro estetico, ci deve essere un dipendente che produce dei post. Mi è capitato di discutere con un centro estetico che trovava scuse, no? Aveva alibi su questa cosa. Alla fine siamo riusciti a trovare all'interno dello staff la ragazza che era un po' più smart, che aveva dimestichezza con i social, e quindi abbiamo creato un gruppo di WhatsApp a tre: io, la titolare e la ragazza produceva dei post, la titolare lo vedeva perché vedeva l'anteprima su WhatsApp e vedeva prima di pubblicarlo, vedeva che rispettasse tutti i canoni dell'azienda, me lo dava in pasto, io sistemavo il copy, i keyword, tutto quello che poteva servire, e davo via la pubblicazione e poi lo ripubblicava la ragazza. Quindi poco lavoro per la titolare, poco lavoro per me, eravamo tutte e due in una fase di controllo, e la vera produzione era un dipendente che era smart, e siccome era quella che aveva le mani in pasta, perché la dipendente era quella che faceva i servizi tutti i giorni, era bravissima perché sapeva esattamente cosa dire, perché la cliente che era dentro la cabina estetica a fare il servizio con lei, era a lei che faceva le domande. Quindi chi meglio dell'operatore sa rispondere ad un cliente con quello che chiede? Beh, per forza questo. Cioè, ok, se io devo andare da un falegname, è chiaro che non posso pensare che il falegname si metta a scrivere tutte le sere, è un po' difficoltà, però chi meglio del falegname sa cosa gli chiede il cliente? E quindi è lui che deve buttarti giù la traccia di argomenti. Poi ci sarà l'articolista, se il falegname non scrive, e ci sarà il consulente che dà, no, impacchetta tutto e pubblica. Però a questo punto il falegname li delega anche un po' di più, ci sta, no? La ragazzina smart in un centro estetico che vive sui social tutti i giorni di sicuro non avrà problemi a fare quantità e produrre contenuti. Allora, io vi lascio qualche secondo, se avete qualche domanda o se avete qualche argomento che vi piace che io tratti nella prossima diretta di venerdì, altrimenti scelgo io l'argomento come sempre, però l'altra volta mi era stato chiesto di parlare di landing page e poi difatti la settimana dopo ne abbiamo parlato. Se volete approfondire l'argomento SEO non c'è problema, perché abbiamo appena iniziato, abbiamo parlato del primo punto che è l'indicizzazione e il posizionamento, ma c'è da fare un argomento finché ne volete, se no cambiamo completamente argomento. Se non ci sono domande, se non ci sono considerazioni, io vi saluto perché mi ero ripromesso di stare dentro i 40 minuti e difatti sono a 39, e vi ricordo che io la registro al pubblico su YouTube,
lascio le notifiche anche su Telegram, perché ho abituato a usare Telegram. Metto sempre un video al giorno su Instagram. Su Facebook trovate tutti i miei contenuti, quindi sostanzialmente i canali Banana Sponsor riuscite a trovare tutto. Su LinkedIn, se ci siete, anche lì pubblico ogni volta che esco con una diretta, pubblico il link anche su LinkedIn. Quindi in ogni caso, in qualche maniera ci incrociamo. Come sempre, grazie per la preferenza accordatami. Ci vediamo sui canali Banana Sponsor. Da Federico è tutto. Noi ci vediamo venerdì alle 2. Ciao a tutti e grazie per essere passati.